Come la pandemia ha modificato i consumi delle famiglie torinesi? Nel 2020 la spesa complessiva si è ridotta a vantaggio di beni di prima necessità e alimentari. Enrico Bona. Un anno di chiusura e intermittenza non poteva che incidere sui consumi dei torinesi, che nel 2020 si sono ridotti, complici le minori occasioni di spesa, ma anche, in molti casi, il ridotto potere di acquisto. L'indagine della Camera di Commercio di Torino fotografa una spesa media mensile di 2.430 euro, il 5% in meno rispetto al 2019. Le famiglie hanno privilegiato i prodotti da portare in tavola, risparmiando invece sui generi non alimentari, in calo di oltre il 6%. Si è speso di più per la casa e le utenze, per la cura della persona, per l'acquisto di articoli sportivi, ma soprattutto per il cibo da asporto, cresciuto del 34% con la chiusura di bar e ristoranti. La pandemia ha accelerato anche la tendenza delle famiglie a rifornirsi negli ipermercati e nei discount, oltre a favorire gli acquisti online. Sicuramente il modello di consumo è cambiato e probabilmente questo cambiamento è talmente strutturale che continuerà nei prossimi mesi anche con la riapertura. Questo è un grande segnale a chi, ovviamente agli operatori, che dovranno comunque essere attrezzati e preparati. La difficoltà di viaggiare ha fatto crollare del 18% le spese per il tempo libero. Con cinema, teatri e musei chiusi si è ridotta la spesa per cultura e spettacoli. Aumentano dal 25 al 28% le famiglie che sono riuscite a risparmiare, ma la crisi ha anche costretto oltre il 31% degli intervistati a intaccare i propri risparmi, un dato che conferma l'amplificarsi di squilibri economici e sociali.